Sit-in di protesta stamane davanti ai cancelli della DR Motors di Macchia di Isernia da parte dei lavoratori appartenenti al sindacato FIOM-CGL che reclamano un incontro urgente con la dirigenza dell'azienda. Istanze importanti per il futuro dei dipendenti che da mesi non ricevono lo stipendio. Noi il 27 marzo abbiamo fatto una richiesta tramite l'associazione industriale di un incontro per risolvere la questione stipendi arretrati. Si divide in due tronchi questa questione perché ci sono gli ex dipendenti dell'ADR andati in mobilità che oltre alle mensilità avanzano anche il trattamento di fine rapporto. In quell'occasione è stata fatta una transazione con rateizzazioni con decorrenza dal 20 gennaio ogni rata. A oggi non è stata rispettata nemmeno una rata. Poi c'è la questione dei dipendenti attualmente in forza che stanno in cassa integrazione straordinaria e siccome la procedura burocratica della CIGS è molto lunga, chiediamo il rispetto di quegli accordi per poter fronteggiare questo momento lungo per quanto riguarda l'approvazione della cassa integrazione straordinaria. Il gruppo di Risio replica con un comunicato stampa asserendo che da oltre un anno le mensilità sono regolarmente retribuite ai propri dipendenti. DR nella nota specifica che sono soltanto due i dipendenti che hanno aderito allo sciopero, mentre tutti gli altri continuano a lavorare con impegno, dedizione e grande senso di responsabilità. La problematica, continua il comunicato, è inerente a tre mensilità non corrisposte tra la fine dell'anno 2011 e l'inizio del 2012, per le quali l'azienda ha già predisposto un piano di rientro. Il lunedì siamo venuti a lavorare, il martedì la sera è venuto il mio responsabile vicino. Aurelio, tu da domani stai di nuovo in mobilità. No, in cassa integrazione, Ma scusa, ma voi ci fate venire urgente? Che vi serve la mano d'opera, eh? Poi tu a me mi rimetti in mobilità, ma stiamo scherzando? Io sono venuto 6 giorni qua, ho speso 60 euro di nafta, quasi 10 euro di nafta al giorno. Mi dispiace, non sappiamo cosa fare. E per i soldi? Non lo sappiamo.